Ciao a tutti, buonasera. Un po' in Buonasera! ritardo, ma come sempre per un gioco a caso, questo. Sì, buonasera. Ci troviamo come ogni. Beh, ci troviamo anche di domenica, non come ogni domenica, ma questa domenica particolare sì, con Log Live Santa, un gioco a caso trovato su Steam. Ma al di là di questo, ci troviamo come ogni sera. La voce che sentite è quella di Giona, l'altra voce che sentite è Eccoci. quella del buon Jack Sa, che come al solito ci ospita molto gentilmente. E noi siamo G&G, che questa sera non hanno alcun significato in particolare se non la lettera G ripetuta due Sto volte, cercando. perché non ho fatto in tempo a cercare Ok. le parole che iniziano Ho con G. trovato Ma. il titolo del match che si chiama Spirit Meat Call. Lo Cos'è? Lo stai ostando? Devo. sto Oppure. ostando, lo sto ostando. Come si chiama? Spirit, virgola, Meat Call. Segno, devo trovarlo. L'ho creato ora. Waiting for start. Non Allora, trovo questo gioco nell'elenco. è un survival. È un survival multiplayer dove tu fai Santa Claus e devi picchiarti con altri Santa Claus per poter rimanere l'unico Santa Claus. Esatto. Qui che sto girando. Spirit Meat Call Sì. Photon Credo. Connecting, mi sto connettando. Ah, non mi Ho posso muovere, connecting. posso solo girare. Ok, siamo solo in Sì, che non. due. Vabbè, va bene così. Poi ci uccideremo malamente. Fai attenzione che si I paracadutono i pacchi. regali, eh. Dove ci sono? Aia, aia, mi picchi. Dove Certo. ci sono i fumogeni? Ah! Oh, cazzo. Dammi la. Dammi la. La balestra. Cazzarola. Bellissimo sto gioco! Quattro, Dei tre. rumorini durante il conto alla rovescia ne avrei fatti a meno. Però, cavoli, bisognerebbe essere in di più. Sto laggando, non ci crederai. Dove sei? Ho preso una renna. Col pulsante destro puoi mirare. Sì, ho visto. Aia. Mamma Vedo. mia, c'ho una mira che fa schifo, per non male che non ho mai fatto Widowmaker, sai? Ah, non t'ho colpito manco una volta. Non ho capito se è un arrosto o un prosciutto. Mi sembra un prosciutto. Mamma mia, che gioco idiota. Comunque siamo 1-1, non hai neanche aspettato il pacco. Ci bastano 3 pugni. Vabbè, in GTA basta un pugno solo. La spada. Vabbè, no, però se ne ostiamo un'altra, se entriamo in una non è detto che siamo assieme. Io scappo.
Capo sperando. Ah, c'è là un altro pacco. Andiamo. Dai, dammi sto pacco. Adesso anch'io. Mi riparerò dietro quest'albero di Natale. Ma ti ho colpito almeno una volta. In basso a sinistra ci sono le munizioni. Sì, ho visto. No, ma come hai fatto a prendermi? In realtà sboccava una parte della tua testa. Ah! C'ho la freccia che esce dall'occhio. Mangiamo la carne con la freccia che c'è. Mi ricordo Skyrim. Sì. Che vaccata. Bello però. Talmente stupido. Funziona perché non puoi prendere. Oh, c'è qualcuno di nuovo. Qualcuno di nuovo, sì. Seguiamolo. Magari evito di suicidarmi è meglio. Andiamo a prendere la renna, va. Poing. E ho pure mancato la cosa. Fangulo. Va bene, giochiamo a saltellare. Perché sto aspettando un altro pacco, eccolo là. Renna, volo, 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 volo. Stavo cadendo fuori dal mondo. No! Sono caduto fuori dal mondo. Con due frecce attaccate al corpo. Siamo di nuovo in due. Siamo di nuovo in due, vabbè. Dove sei tu? Scappo, 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 scappo di qua. La tua mira fa proprio schifo, eh. Albero di Natale non offre copertura completa. Eh no. Sai cos'è? Che dopo un po' poi diventa monotono. È scemo, è Ah, ho idiota, anche finito le carino. munizioni. Cazzo! Ho vinto per fortuna, sottolineo questo. Perché hai finito le munizioni, perché se ne Sì. avevi una sola in più vincevi te. Ma vedi, stavo usando la classica tecnica degli FPS, cominciare a saltare. Per evitare di essere colpito. Oh! Però mai Però quando si picchiato. tratta di boxare sei bravo. Però mai picchiato un po' di volte, Bene, non che tu non mi abbia toccato, dove siamo adesso? No! troppo vicini. Io propongo una tregua di 5 secondi. Ok, Ok, capo. 5 secondi sono passati. Infatti, sto aspettando il mio pacchetto. La spada! Sì.
Tu e la balestra. Balestra contro spada vince la balestra, mi sa. Cosa Come ho dicevi, fatto? scusami? Come ho La fatto? palestra vince se sono lontano 20 km, ma se sono a 2 metri di distanza. Ok, siamo riusciti a cazzeggiare per 10 minuti, eh. Ma se siamo solo in due, il gioco è tutto qua, vabbè, è un po' una merda, Vabbè, possiamo joinare a... ma non è detto che finiamo nello stesso. Basta scegliere, fai host, cioè fai join, Ah, ok, ti sì. vengono l'elenco delle partite. Tu scegli a quella a cui joinare. Cloppete, 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 L'onomatopea era importante. cloppete, cloppete. Certo, cloppete, cloppete, Ma che bello il cloppete, sangue a cubetti! cloppete. Oh! Di nuovo la spada! Il sangue a cubetti, sì. Che schizza pure, tra l'altro, quindi non è che... Aia! Hai una spada ed E è non è magica. magica. Ups, hai una spada. E ci puoi fare tutto ciò che vuoi. Un vecchio video si tratta. Per chi non lo sapesse, si tratta di un vecchio video. Oh, Ma cosa è successo? Non ho capito. mi sono Dicevo, quello della saltato. storia della spada è un vecchio video di YouTube fatto da un Sì. canale che a me personalmente non piace, Che però. ne ha fatti 5 poi di video, poi è sparito. Chissà come mai. Per ovvi motivi aggiungerei, Chissà come mai. Dopo che aveva fatto quello, ciao sono Linux, ha chiuso il canale. Cioè è sparito. ma ne aveva fatti di più perché mi sembra ne aveva fatti di più di 4 o 5. Sì, ma mi sembrano più di una decina. Comunque non è un problema, non... Non ricordo neanche come si chiamava il tipo, però quello lì della spada era carino. No. No, a me ha fatto ridere. Cioè il tipo là era così simpatico che anche quel video mi stava antipatico. Hai una spada, è magica. Questo paragonava avere una spada magica nei vari... in cosa consisteva avere una spada magica nei vari videogame? E nei giochi di ruolo e nei giochi in generale. Nei giochi di ruolo, Di punto. ruolo soprattutto, sì. Cyberpunk, hai una spada ed è magica. E io ho una pistola interfacciata con il mio cyberbrain e il mio cyberarto. E quindi sei morto. Vabbè, giochiamo a acchiapparella. Qua, muori! Qua! Ah ah! Hai vinto di culo però. Oh. Proviamo a joinare una partita? Join game, basta scegliere La prima. Aspetta, no, Set Heads in the Socks. scegliamone una piena di gente. La terza. Cloned Damage Goodwill. La terza. Father Christmas, Hans the Abyss. Ok, io ho cliccato, clicca anche 16 te. su 20, bella piena. Comunque è stato importante giocare solo in due. Minchia, che casino! In effetti qua ce ne sono parecchi, eh. Minchia, che casino, vai! Ah, laggo! E siamo troppi! Laggo! Io è mezz'ora che piglio la gente a cazzotti e non ho ancora colpito. Morto. Aia! Io sono morto e non ho capito quando è successo. Comunque Anch'io! lagavo. Adesso vediamo chi sarà l'ultimo. Mi metto in un punto dove si può vedere la partita. Non si capisce un cazzo, sinceramente. Se schiacci spazio, Sì, voli in alto. ho visto. C'è Pixel che mi sembra in una buona posizione.
Sì, Pixel sta picchiando un po' tutti, però è caduto. E T-Swizz adesso ha recuperato. Sono di stato disconnesso. Anch'io sono stato disconnesso. Bene, passiamo a qualcos'altro. Allora, il gioco è molto carino, ma alla lunga diventa un po' monotono. Mi sento di consigliarlo, se avete 3 o 4 minuti di tempo da buttare, potete farvi un round o due a Long Life Santa. Sì, è Potete carino. giocare a qualche game oppure ostare qualche game se avete degli amici con cui giocare. E questo era un gioco a caso. E possiamo fare un altro gioco a caso a questo punto? Ce l'hai? No, ma possiamo recuperare qualcosa di vecchio, magari. No, Skullgirls, no, pensavo di metterlo dopo Brawlhalla, sinceramente. Però potremmo. Devo ancora prendere il controller, però sì, dopo Brawlhalla ci sta. Però, vediamo cosa ho su. Ok, anche i miei ciochi. Ah. Poco. Allora, a parte Brawlhalla. Parte Brawlhalla. Welcome to Brawlhalla. Giochiamo a Monopoli. Prendi Non ce Business l'ho. Tour. Scaricati Business Tour. Ah, il finto Monopoli, sì, può Sì. essere un'idea. Se no, cosa possiamo fare al volo? Vediamo che si gioca in due. Left 4 Non credo di avercelo. Dead? L'hai disinstallato? È certo che l'ho disinstallato. Sai, occupa 5 giga. Eh sì, Mount & Blade non è multiplayer. No, ci si può giocare multiplayer, ma devi avere lo scenario adatto. Ok, no, perché io ci ho giocato forse un quarto d'ora, 20 minuti. Tropico Oddio, no, è 4. complicato. È complicato allora. Bisognerebbe spiegarti tutto dall'inizio. Tropico 4. Sto elencando giochi a caso, comunque. Ah, ieri poi ho giocato a Euro Truck Simulator e Euro Truck Simulator mi ha fatto sbagliare strada. Come? E boh, non ho ben capito. Il navigatore mi dice di andare in un posto che è esattamente la direzione opposta a quello dove devo andare. Ma non mi è mai capitato, secondo me non hai saputo leggere bene il navigatore. Può essere. Visto che ti capita con molti giochi, io penso che sia più in questo caso. Allora, sto pensando cosa potremmo fare al volo. Come hai detto che si chiama quello là? Il Monopoli? Business Tour, sì, lo scarichi in un secondo. Ok. È free to play, lo scarichi in un secondo. Business Tour, eccolo qua. E oh, c'è anche un DLC. No, è lo Starter Park. È lo Starter Pack. Tu non prenderlo, cioè Tempo di scaricaselo solo. download. Tempo di download stimato 27 secondi. Che ti dicevo? Ci ha azzeccato. Tim ha completato l'installazione. Minchia. Tanto, aspetta che cambio titolo. Sentirete il casino dei tasti. Sì, sentiamo i tasti. Allora, un gioco a caso, sempre. Sì. Game Boy Adesso. Power. Cambiato il titolo, sta caricando. Ma nel frattempo, in questo periodo morto, qua, questi tempi morti, dobbiamo pur parlare di qualcosa. Sta caricando. È tutto molto bello. Allora, missioni, Vediamo se mi ha vediamo qual è cambiato che. veramente titolo o prende in giro. Cambiato.
Allora, in opzioni puoi togliere l'audio, volume No, musica, per volume. lui sto giocando ancora a Long Live Santa, però. Non sta caricando. Ci impiega un po'. Ah, è ferma la barra tot, a un tot. No, no, ha caricato, ha messo business tour perché lo vedo qua sotto la live. Ah, caricamento, adesso si è svegliato. C'è un gioco a caso, business tour, e c'è pure la. Icona, la C'è copertina. l'icona adatta. Puoi iniziare il tutorial? No. Minchia, 2098, 2908 giocatori online. Sì. La minchia. Allora faccio il gioco online. Aspetta che tolgo la musica. È a zero. Aspetta, faccio solo partita su invito. Ho cosato le opzioni. Prendiamo il turista. Ok, ti ho mandato un invito. No, non voglio uscire. Come si fa? Sulla destra dovrebbe esserci un pattassello, cioè ci sono tre linee e verti. Aspetta che guardo la live. Fammi vedere. Ah, questo? Missioni Sì, che giornaliere, tu. no. Allora, sulla destra dello schermo, Sì. Che sotto la mia faccione. non vedo. C'è la tua faccia e sotto c'è la mia. Ok, No, vedo solo la mia. Sì, nella live c'è il mio faccione oltre il certo tuo? che c'è. Sono uno sopra l'altro? Sì, ah, ok, sì. Ok, Oh. ma lì dietro non c'ho nessun pulsante. Fa gioco online. Fatto. Cliccaci sopra. Ok, Ho fatto, faccio gioca? Mostra le lobby. solo allora. Ho fatto solo su invito, gioca. Adesso vedo i trattini. L'ho invitato io. Ok, ho sentito. I trattini sono i menu di Android, tipo. Penso sia un gioco mobile questo qui, riadattato. Ok, premi shift. Ok, faccio inizio. Ok. Allora, ho capito. Tu mandi l'invito. L'invito viene mandato tramite Steam, quindi shift tab ti viene fuori la chat cosa ho scritto Tizio Ah, ti ha e allora devo invitato. cliccare, ho Dopo capito. è in gioco. Un po' meccanico, però ce la facciamo. Ho fatto inizio. Inizio. Ok, pronti. Sì, dai, il turista mi piace. Ok. Scusa che zittisco la live, che sentirmi in eco non Tocca a mi me. piace. Tira i dadi. Tiro i dadi. 3. Compro, Qua devi compri le compro, case, non compri le. compro. Posso Cioè, non comprare? compri la via, la città, compri le case. Oh, 30.000. No, Hai 2 compro, milioni. Dai, che sta compro. finendo il tempo per Compro, compro. comprare. Oh. Ho comprato. Tira. Che culetto, che sfiga. 8. Che Isola sfiga. perduta. Starebbe la prigione.
Che È la culo! prigione del Monopoli, per uscire devi fare doppio. Compriamo! E siccome hai fatto doppio, puoi Posso ritirare i tirare di dadi. nuovo? Perché le regole sono quelle del Monopoli. Non ho comprato niente. Se no finisco tutti i soldi subito. Cipro. Tiro. Doppio. Facciamo una casa, va. Però citi, fai sempre doppio te. Posso usare l'aereo al mio prossimo turno. Sì. Quindi vado più avanti, sostanzialmente. Citato. Viaggia fino a... Andiamo a Osaka. E lanciamoci negli acquistoni. Prendo rapidamente i soldi. Hai comprato 760.000 case, di tutti i dollari di case. Poi comunque, quando arrivi al via, ti ridà dei soldini, eh. Sì. No, non compro niente. Pensavo di aggiungere una casa, ma a questo punto non lo farò. Ah, stai per ottenere un resort. Monopoli, un monopolio dei resort, nel senso che ne manca quello di Dubai per avere il monopolio dei resort. Compriamo un'altra casetta. Ho Eccitando troppo per i miei gusti. fatto un altro doppio, vabbè. Probabilità. Che culo, eh? Vai dove si tengono i campionati del mondo. Non si tengono da nessuna parte. Grazie. È carino. Carino, perché tu mi hai schifato per una settimana quando te lo dicevo? Compriamo il terreno e poi ho finito i soldi. Stai skippando tutte le mie proprietà. Anche te, ma non è che io mi sto lamentando, eh. Vaffanculo. Vendi. Vendo per fa... Minchia, quante tasse che si pagano in sto mondo! 8. Stai scegliendo. Che cavolo. Hai acquistato un altro resort. Ho perso. Carino, carino, facciamone un'altra, voglio la rivincita. Carino, carino. Aspetta che voglio la Non rivincita. sapevo che con il monopolio del resort si vinceva. Ho invitato gente a caso. Ho sbagliato a cliccare. Ho invitato gente a Ho caso. invitato l'icona sotto la tua, che è Marco. Adesso tu ti chiederai quale Marco? In effetti ne conosciamo un po' di Marco. Aspetta. Cazzola! Ecco. Ah, quel Marco! Adesso hai capito che Marco.
Non fare l'imbecille. Esatto, proprio lui. Festival Brasil. Pa, 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 pa. Volevo mettere la musica in realtà perché volevo sentire com'era. E niente, aspetta, devo fare pausa, opzioni. Ah, una musica un po' generica. Mica fatto niente. È uscito quello. Comunque stiamo giocando a Business Tour, che è un gioco gratuito su Steam. E che è una strana particolare, cioè insomma, è il concetto del Monopoli con alcune differenze. Con alcune differenze. Sì, ma è molto simile. Molto, è simile. Ma approfitto del fatto della staticità di questo gioco e diciamo anche della... stai andando di resort, anche tu. Eccitazione, che cioè, non ci sono scene frenetiche, quindi posso pensare a quello che sto dicendo per ricordarmi di iscrivervi ai social, che trovate qui sotto, se non erro. La stessa cosa che mi è uscita prima, non ci sono i campionati del mondo, quindi... Ricordatevi di scrivere i social che trovate qui sotto. Ricordatevi che soprattutto iscrivetevi a Telegram. No, che vi aggiornerà di nuovo in tempo reale con un messaggino su quello che viene trasmesso su questo canale. Ma io mi lancio negli acquisti stavolta. Era anche ora, sai. Tra case, tac. Sì, vorrei comprarmi dei resortini. Che altro per impedirtelo, per impedirti di farlo, ma può essere una strategia. Se non lo faccio io, lo fai te, cioè nel senso funziona. Tanto compro un terreno a Milano, tu compri seed, addirittura. Ah, Cipro. Compro al volo il resort a Cipro. Sto finendo i soldini, ho speso troppo. E andiamo a tre case a Hong Kong, a New York, scusa. A Nuova York, lui doppio. Doppio. Comprando. Quelli con la cosa, il banner lì, cosa sono? Il banner? Mm-hmm. Tipo Granada che hai appena preso. È il festival. Ah, il festival. Qua dove c'è il festival ci sono, ti costa di più. Maialetto, cosa fai? A sto punto ne approfitto, scusa, eh. Vado di hotel. Sto finendo i soldi, però. Tocca a me. Maialetto, cosa fai? Oh! E due resort. E tocca di nuovo a me. Sì, perché io sono la... Vado a Roma. Compro solo il terreno. Adesso te dovrai passare... no, però, il cazzo. Io dovrò passare, no, il cazzo cosa? Se puoi fare due o tre. Se fai due o tre vai a finire a casa mia, ma... Sto finito a casa tua. Ops. Ma... sai...
quanto ti devo? Ah, di più, minchia, vendi. Cioè, proprio i due dove devi passare. Vabbè, guarda che me li ricompravo come avevi ricomprato te le mie case, eh. Eh sì, cago. E non hai abbastanza soldi. Infatti faccio cagare più che altro. più che ci cago. Tanto non mi sono accorto che toccava a me. Andiamo a Paris. Tira di dadi, qui non puoi fare niente oltre che tirare dadi. Che tanto lì le cose costano talmente tanto. Ah beh, sono a casa mia di nuovo. Il problema è che adesso mi dovrò fare tutto il giro, è tutto giallo di là. Tutto no, però c'è molto giallo. Doppio! Peccato, non posso ricomprarla. Vediamo dove andiamo a finire. Ah, ma di nuovo a casa tua. Di nuovo, tiro di nuovo. E io ho schiacciato di nuovo, non mi ha fatto tirare. Ah no, ma è casa mia, Cipro, scusa, è blu. Doppio! Tour mondiale. No, tiro di nuovo. Era meglio prima. No, ho speso meno, lascia stare. Non so perché ho cliccato Las Vegas. La Madonna, quanto costa lì? Tra 150, costa tanto. Devo fare dei giri per recuperare. Cioè, devo fare dei giri per recuperare. Devi finire sulle mie proprietà. Cazzo. Ops. E qua non succede niente. Ma ti sei saltato tutte le mie proprietà. E sei finito a Milano. No. Fuga fallita. Sì, però sono anche 73.000, cioè sono praticamente sì. Con l'acqua alla gola. E per fortuna sono capitato sulla mia proprietà. Sì. Io riprovo tirando i dadi per uscire di prigione, perché voglio tenermi i soldi. Probabilità, vediamo. Doppio! Mi piace. Oh, finalmente! Spegni le luci in qualsiasi città dell'avversario per non pagare tre turni. Questa che costa di più. Guarda, io avrei messo Lione, perché è il posto dove potevi passare, dove avresti pagato di più. Di più. Adesso sono a 47.000, cioè sono in povero in canna, però ho comprato Osaka. Vai a Shanghai e compri, ovviamente. Dai, tanto adesso recuperi qualcosina. Sì. Ah sì, giusto. Però avrei dovuto vendere. Questa è più combattuta di partita, eh. Io tiro. Cazzo, è vero che tu li hai già pagato, cazzo. Sì. Oh, che fortuna. Ah, che culo. Che fortunello. Già. E tira sti dadi. Oh.
Continuo a finire a casa mia, va bene, dai. No, le tasse no! Le tasse. Brutta cosa le tasse. Ma come disse un ministro italiano, le tasse sono una cosa bellissima. Sì, come disse un ministro italiano, anche io quando vado dal commercialista a pagare le tasse, pago, cioè, le quando, tasse. Quando vado dal commercialista a pagare le tasse, io sono felice. E, ah. se mi dice che ce ne sono di nuove, sono ancora più felice. Sono ancora di più. Chi è sto genio? Era il vice ministro del lavoro ai tempi del governo Prodi, tipo 2006, tra il 2006 e il 2008. E il dai. E io mi sono detto che evidentemente c'è chi va in bagno col Playboy, c'è chi va in bagno con la dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni dei redditi, sì, a quanto pare. Doppio! Stai upgradando casa tua? No, perché non hai soldi. Ho fatto l'upgrade di Amburgo. Lì ci caghi. E le probabilità, vediamo. Ho perso 50.000 se questa. Ops. No, sono le probabilità, mica sono tutte positive. Ma sì, dai, andiamo a Milano. Purtroppo non posso ricomprarlo. A Milano. E Hong Kong. Però c'è una casa sola. La puoi ricomprare. Il Monopoli è quando hai cosa? E ti dice è riuscito a ottenere. Lo so, però non avendolo mai ottenuto, non te lo so dire. Io ho giocato in single player contro la CPU e la CPU citta, quindi non so. Ti dovrai passare di lì. Dove? Da Cipro. Che? Ho messo il campionato mondiale. Accade. Non ho cliccato tira di nuovo. Porca puzzola. Tanto devo pagarti pure un ciulo di... No, mica tanto. Aspetta. Te devi comunque vendere per Mi tocca per vendere questa. Oh. Mi sei iconizzato il gioco quando ho schiacciato vendi, ma... Vabbè, magari è un paio di bug. Purtroppo non posso costruire a Osaka. Oh, oh! Te la ricompri. Ah no, ma è tua. Upgrade. Ho fatto l'upgrade. Upgrade. E mettiamo l'hotel a Madrid. Adesso c'è quello spezzone lì di mappa che è tutto tuo. E che culo. Che culo. L'ultimo turno in cui Amburgo era zero affitto. Cavacca. O lì. Ma adesso stai... Granada, Siviglia e Madrid. Io non riesco ad andare a Bali. Voglio andare a Bali. A Dubai. Che Dubai. Perlomeno mi faccio un po' delle perdite. Sì. Ops. Ma se vado a finire a Lione, tipo te li devo ridare tutti. No, tiro di nuovo. Ottimo. Ok.
Ancora l'aereo, wow. E allora andrò a Bali. Maledetto. Vado a Bali. Ecco. Resortiamo. Cina arrabbiata per esprimere la... Resortiamo. Aspetta che io metto la faccina... questa. E vabbè. Paghiamo, dai. Paghiamo qua, anzi, fatturiamo, ricompro, tac. E andiamo di tre case. Via. No, di nuovo. Perfetto. Vai direttamente al campionato mondiale. L'affitto aumenta di per 4. Di morte. Andiamo a New York. Adesso hai circa il doppio di soldi che ho io. Però hai dovuto vendere. Scappa dall'isola perduta. Sì. Ci ha messo mezz'ora a visualizzarmelo. Doppio 2, sei a casa tua. Che culo. 743.000? Ah, che culetto. Che culé io pote... Anch'io, eh. Con 330.000. Ho finito i le possibilità di ritirare. Ma che bello, ti mette qua la carta delle probabilità. La grafica anche molto molto carina, mi piacicchia molto. Ok. Dai una città ad un tuo avversario gratis. Ti regalo Pechino. Ma che sfiga. A me sai che va bene. Ma va, dai. Chi l'avrebbe mai detto? Sei a Shanghai. Senti, qua ti può andare solo bene. Difficilmente capiti solo il mio. Ai ai ai, a Shanghai. Vai a Pechino! E lo ricompro! E albergheggio! Mi manca Granada da mettere l'albergo, mi sa. Tiriamo i dadi, va? Questa è buona. Facciamo qua e vediamo. Cazzo, vabbè, sono un pirlone. 400, minchia. Ti ho dimezzato il capitale. Doppio. Te la ricompri, secondo me te la ricompri. No, non ce la fai. Adesso sono di nuovo in vantaggio te, io. Vinci te. Sono di nuovo in vantaggio io. Vinci te. Mi sa di sì. Cioè, succede qualcosa, un miracolo, oppure non vinci te di brutto. Tour mondiale. Sono tornato a 1.000.000. Non c'è storia. Te pareva. Ah, ma c'è la carta. Ah già, tour mondiale, viaggia fino a Pechino. No, che pirla, dovevo andare a Madrid, che così potevo,
Potevo avere la adesso non lo possibilità di so. andare a Hong Kong con un tiro culato. Allora. Adesso mi butto a comprare, visto che ho soldi. A comprare, tac. Sei a casa tua? Tocca a me, vediamo dove finisco. Alle probabilità. Ops. Con la musichetta. Doppio 4, vai a Parigi. Puoi solo tirare i dadi in questo momento. Vai a Tokyo. Ti va bene, Sì, mi va bene, il problema è che adesso mi va male. eh? Eh già, perché adesso la riga successiva è mia. Tranne Shanghai. Vabbè, puoi ritirare. Sai che ho vinto io. Sì, hai vinto te di brutto. Sei, vai a finire a Venezia. Io provo coi dadi, ma non ne esco. Beh, lì ce ne sono solo due miei, dai, potrebbe andarti bene. Vai a casa tua a Sydney. Vediamo dove finisci. Quel lato lì è abbastanza vuoto, se hai culo, probabilità. Beh. Questo può avere una certa utilità, eh. Sì, beh, hai lo sconto. Adesso ti devi fare. Ti devi passare qua da casa mia, ma. Hotel. Osaka c'è una casettina di merda. Queste fortune, Eh sì, stavo dicendo, Osaka c'è una casettina di merda, non più. Però adesso sto finendo i soldi, eh. Se vado avanti così vedi che siamo lì, eh. sì. Se finisco ad Amburgo, mi pettini. Culo. Ah, invece se finisco a Shanghai. Ah, oh, sono finito sullo start invece. Che non risolve il problema. E hai lo sconto. E te la Ops. ricompri? Giusto per buttargli un po'. Doppio. E siamo a Milano. Tac, tre case. Aia. Aia, che male. Aia, Respiro. aia, aia, Sai cosa aia. significa? Che era finalmente il respiro. Adesso si sono invertite le parti rispetto a prima. E non lo so, perché qua, avendo tutto tuo qua sotto, Eh sì. tu sei sempre messo. Vabbè, ti sei salvato. Cavoli, devo vendere il resort. Io ho fatto vendi automaticamente prima.
Sì, conviene facciamo. Va venduto un resort. Lì ce ne sono due mie, ma è facile che le skippi. Sei Londra e New York che potrebbero andarti male. Io sono a casa mia. E che là Cavacca. tu c'hai Amburgo e Berlino che sono in posizioni sfighe. Oh, sei finito a New York. Ah, va bene, ok, va bene. Per fortuna sono finito sullo start. Pechino. Sette a casa tua. Quel 4 a Milano. Valgono relativamente poco. Non so perché le tue lì valgono così tanto di più. Perché le proprietà hanno un valore differente. Ah, ok, come Monopoli. Come nel Monopoli. Sono a settori, se così. Protegge la città contro un attacco. Ah, ok, quindi non posso ricomprarla. Ah! Aia! Aia! Sento l'aria che mi entra nei polmoni. Aia! Ma va a fare. Me l'hai restituite! Anzi, me l'hai restituito il doppio, tipo. Che culo! Che culissimo! Monopoli è perché hai tutto il settore. Ciao IndieJones89, per curiosità che lavoro faccio? Faccio il graphic designer in un'agenzia di pubblicità. Comunque l'ho detto che a questo punto vincevi Eh sì. Ah, aspetta, non è ancora te. E finita. graphic designer sembra che lui faccia chissà che cosa. Grafico pubblicità. Sì, faccio volantini cagate del genere. Storyboard ultimamente. E anche lì sembra chissà che cosa. Poi sono. Cattura i fotogrammi da questo video e mettili Senti, guarda, su un te la do foglio. vinta perché non è possibile. Che culo. Bancarotta! E ho vinto io. Con ben 7.498.500. Bene, ne facciamo un'altra? Dai, Ne facciamo un'altra? Va invitami bene. tu stavolta. Gioco online solo su invito. Apro il menu a tendina, invite center, Eccolo che lo fai. Ecco. vedo. Premi Shift Tab. Bravissimo. E ripremo Shift In Tab per compenso ripremere. mi sono rimasto con una moneta, quindi non posso prendere bonus. Le monete Anch'io. si pagano, eh? Neanch'io. Cambiamo personaggino. Il turista che mi piace. Prendo il tizio, il manager con la valigetta. Manager? Come fai a dire Manager. che è un manager? Non lo so, c'è la valigetta. Magari è un portaborse. Ah, anche. IndieJones89, ora vado nelle braccia di Morfeo. Buonanotte, alla prossima. Buonanotte a te e alla prossima, cioè Buonanotte domani. anche a te, Indie E alla prossima, cioè domani. Jones. E tira sti dadi. Ho tirato. Mentone, cos'è sta cosa? Che uno deve sta qua ad aspettare i tuoi comodi. Manco tirare dei dadi, Io sì. metto subito due case così.
Pui. Pui. Giusto perché all'inizio tra casa il primo giro è bloccato, eh? Resort. Qui si va di acquisti subito al volo. Certo. E due. Non è che va tanto bene sta cosa, eh. Basta con questi resort che poi la partita finisce subito. Sono a Lione. O Lione. Mo prendiamo Nissa. Andiamo a Granada. A Granada. E anch'io. E già comincio a darti dei soldi. Ma vuol dire che me ne dai altri. Ricompro. Ok. Ho ricomprato. Aia. E adesso mi tocca passare di lì. Ah, sì, che culo. Ok, adesso sono tipo in braghe di tela. E tutta quella roba lì è tua. Porca vacca. No! Guardare su Cipro. Ah. Ebbene no. Prendiamo Granada e speriamo di recuperare. Uno apre un albergo a Granada e poi cosa fa? La fa fallire. Oh. Capita, La sfiga. Doppio 2. Uè. Compra il terreno così Genk Sa lo ricompra quando. Parigi! Dopo tre volte che faccio doppio, finisco nell'isola perduta. Che è un po' come l'isola che non c'è. Solo esatto. Che non si... Andiamo a Las Vegas. Viva Las Vegas! Las Vegas! Viva, ma non posso comprare un cazzo. Che fortuna! Uè, ma che culo! Speriamo di fare 6. World Tour. Che culo. Ah, ottimo fa. Vai al campionato mondiale. Ok, ritira. Ho fatto cambia carta, vai al campionato mondiale, vaffanculo. Insomma, devo proprio andare qua. Ma guardalo come se le schippa tutte. Ah! Che dolore. La vacca, quante tasse. Era un errore, pagate le tasse per una somma. Ops. Allora, sai cosa vendo? Vabbè, vendo questo. Te tocca. Cioè, ho pagato 272.000 di tasse. Cioè, poi parlando dello Stato italiano. Qua è peggio. Qua è peggio. Doppio. Ah, merda. Vabbè, dai, sono ancora più ricco di te. Questo finché non passo dal via. Infatti. A Milano? Compriamo una casa a Milano? Tac. Non sei più ricco di me, senza che io passi da via. Da.
Comunque, boh, io direi che ne approfitto visto che Eh sono sì, qui qua. ai ai, ballerina Spostando di di qua, mi Siviglia. sembrava corretto. Ai ai, ballerina di Siviglia, come diceva quello là. Cos'è? Un programma di buon compagni, mi pare. Rischio di finire a Chicago, invece no, finisco a Nizza. E non posso fare niente a Nizza. Voglio un altro resort, cazzarola. Probabilità. È russo deve essere sto gioco. E come scrive start nel cartello, sembrava cirillico. Boom! Oh. Sviluppatore Creobit. Magari Giudicare cieco. dai giochi non mi sembra russo. Magari cieco. Repubblica Ceca. Est Europa comunque. Non so se sia lo sviluppatore, chi sia lo sviluppatore, ma se ci sta guardando non... è scemo. Non è colpa sua. Non prendetevi male se vi ha dato della Repubblica Ceca o meno. O sorda o muta. Ah. Guarda, sto dando fondo a tutte le mie risorse. E tu non ci vai. Oh! Grazie. Mi hai dato Chicago, proprio. Era quella che valeva di meno. Mi piace. Champion. Lo metto. Paglione. Viva Las Vegas di nuovo. Puoi fare una mazza. Non ho capito perché non mi ha fatto mettere il campionato, ma... Ho cliccato, ma non è successo niente. Perché l'ho messo io. Ah? Non hai fatto in tempo a Ho metterlo. capito. E siamo a Paris. Osaka. Siamo tutti dei poveracci e quindi non possiamo fare niente. Dei poveracci che costruiscono case e hotel, come se non ci fosse un domani. Siamo a Hong Kong, ragazzi. E compra, compra. Sì, Hong Kong effettivamente potresti anche comprare se Mi non spiace fai Bali. troppe cose. Non avere Bali. Aia! Aia, che male! Stavolta mi sa che vinci tu. Vendi automaticamente. Sa che stavolta vinci tu. Sì, ma devo comprare proprietà, non salire su quelle giù che già ho. Campionato mondiale. The Champion. Siamo a Venezia. Sì, tanto non fai 3, quindi. Hai fatto 7. Sei a casa tua di nuovo. Attenzione. C'è quel Chicago lì che ancora mi sta qua, eh. Vabbè, dai, mi accontenterò di Las Vegas. Aia, allora io allora ho deciso che vado a Dubai. Qui ho comprato il... Ah no, il primo resort. Non ne avevo già E uno. no, gli altri li hai venduti? Ma già è vero.
Andiamo a Osaka, ma non posso fare niente. Eia, non puoi fare una mazza. Nemmeno io, quando fosse vado vai a Tokyo. A Tokyo! Ah, devo ritirare? Eh sì. E vai ancora a casa tua. Ottimo. E che culetto! E sono due! Ho di nuovo due resort. Vai a Cipro. Ma hai fregato il terzo. Ah, che male. Dove vai? Ho provato se avevo un altro bonus, ma no. Ma no. Hai finito le monete, quindi sì. Devi comprarle. Attenzione. Ok. Ma non posso fare niente. Che tu hai 31, io 46. Sai. 10. Probabilità. Allora, 405, 90, 240, 360, 400. Doppio 5. Roma. Non pervenuta. Sai le temperature, no? Caghi e me la ricompri? No. No. Ci vogliono più soldi. Pali. Pali, che non è la città, una città italiana detta da un cinese. Questa granata sai dove mi sta? È sullo stomaco. Guarda, preferisco l'isola perduta, guarda. Però vediamo, vediamo, vediamo. Doppio 2. Che culo, Pechino. Ah! Beh, ti sto dando un sacchissimo di soldi. E tutta quella roba lì è tua, eh. Lo so. Che chiulo. Io, se fossi in te, sceglierei una tua proprietà, sinceramente. No, ho sbagliato, cazzo! Pensavo di avere abbastanza soldi. Io avrei messo su Chicago, perché così non pagavi niente. E facevo il giro, sì. No, ma volevo comprare Nizza, poi mi sono accorto dopo che non avevo soldi. Irla. No, le tasse no! Le tasse no! Come le paghi? Chicago. Chicago, Chicago. Sette. Pam, comprato. Bravo. Hong Kong. Ah sì, roviniamoci. Nove. Tour mondiale. È finito il puntatore del mouse. 5, vado a Milano e tac, due case, tac.
questo punto prendo qua Las Vegas. Viva Las Vegas. Così se passo di lì mi spenni, Vediamo. Oh, che culo. Mica tanto. Hai perso dei soldi che non hai. Te ne rendi conto che hai perso dei soldi che non hai? Sì. E mi sa che hai vinto tu. Questo si chiama sedere. Sì, hai vinto tu. Non ho più resort. Sì, l'hai vinta te questa. Non è detto, però ancora l'ultima parola. Però secondo me sì. Non, guarda, mancano 42 minuti alla fine della partita, quindi... Sì, potrei anche recuperare. Beh, oddio, se finisce a Venezia, son cazzi. World Tour. Così, tanto per gradire. Quelle là sono tutte tue, queste qua sono tutte tue. Andiamo a Dubai. Dammi Londra. Ah. Probabilità. Devi dare 25.000. Avangulo. Aia. Che male. Beh, non è che... Mi tocca vendere qualcosa. Non dovevi vendere tanto. Ho dovuto vendere Dubai. Dubai. Che Dubai. Ti tira, questo è comodo, in effetti. Oh. Hong Kong. Che è mio, quindi mi dai qualche soldino. Ma me la ricompri. Sei vicino a ottenere un triplo Monopoli, quindi mi sa che vinci te. Ai ai, ballerina di Siviglia. Io metto un hotel, ma... Che non mi ricompro Madrid. Ci provo. Venezia. Londra, Londra. Dubai. Voglio Londra. Dubai. Che Dubai. Aia, Cipro. Vabbè, un resort fa di poco. Chicago, Chicago. No. Secondo me no. Ma come hai fatto a fare? Londra e Chicago. Aia! Londra, Chicago. Aia! Aia, vabbè, dai, male. Soldi ce li hai, su. I soldi ce li hai. Sì, no? Sì, ce li ho, non c'ho più un cazzo, ma ce li ho. È tutto rosso il tabellone. Oh, Osaka. E non posso comprarla. Tutto rosso il tabellone. Hai vinto te. È un milione. Meno che ti capitino delle sfighe assurde, ma no. Cioè, io devo prendere Londra e Chicago. Non so se te ne rendi conto, eh. Mm. Londra. Londra. L' Hondon. E hai vinto. Ok.
Molto bene, per questa sera ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, Jack sa. No, allora... Cos'ho qualcosa. Oh, è bello sto gioco, mi piace. C'è un punto di domanda argentato che mi sta, che si sta girando. Cliccalo. Ok, ritiro un premio. Apri adesso. Ah, devo avere 50... Oh, cioè, per prendere un premio devo avere 50 gold. Ah, che stronzo. Dell'inverno. Molto bene, sì, direi, chiudiamo Business Tour e apprestiamoci anche a chiudere la diretta a questo punto, ringraziandovi per averci seguito e sopportato per questa sera. Ecco, è arrivato Bilio Sakikun e noi stiamo chiudendo la diretta. Vabbè, mi spiace. Sì, se per caso se vi è piaciuto volete giocare anche noi con noi con questa strana versione del Monopoli, sappiate che Business Tour è free to play. Eh sì, e Business la prossima Tour, volta appunto, non lo so, possiamo play? Farlo tipo una domenica, sì, o un giovedì, visto sì, che a giovedì alterni. Sì, io non ci sono. E è molto carino, lo trovo simpatico, un gioco divertente e facile. E domani torniamo con GTA 5, cattivi ragazzi a Los Santos, non ho idea di cosa accidenti faremo. La preparazione al secondo dici? Sì, di ok, ci sto, va bene, mi piace. Visto che l'abbiamo iniziata l'altro abbiamo giorno. Iniziate, sì, mi piace questa cosa. E poi martedì torniamo con Diablo 2. E poi mercoledì torniamo con Gran Tour Auto. Non abbiamo ancora deciso che gara. Avevamo deciso le gare tra i telefilm degli anni 80. Io con la macchina dei fratelli Duke, è vero, sono un cretino. E tu con il furgone dell'A-Team. È vero, sono un cretino. Io volevo fare una sorpresa, invece no. Volevi fare una sorpresa, te l'eri completamente, me l'ero completamente dimenticato. diventa volevo fare una sorpresa. Non è che volevo fare una, no, è che me ne sono completamente dimenticato. Ma va bene così, è tutto molto bello. E come diceva la Jalapas, è tutto molto bello così. Noi vogliamo bene lo stesso anche a Blilo Sakikun, che è arrivato tardi. Vabbè. Che io ho deciso di promuovere in Blilo Sakisama, così tanto proprio per ok. Che volevo dire, a parte una serie di idiozie incredibili, mercoledì torneremo con Gran Tour Auto, con la sfida tra i telefilm degli anni 80, quindi giustamente l'auto dei fratelli Duke o il furgone dell'A-Team, quale sarà incredibilmente migliore? Peccato. Chiaramente l'auto dei fratelli Duke. Dei cugini Duke, perché sono... Dei cugini Duke. Certo. Fratelli, cugini, Duke, sì. Perché lì è mia, appunto. beh, sì, è chiaramente questo il motivo. Niente, che altro dirvi? Niente, buonanotte e buone... Botte. Ciao! We'll be right back.